Tremotino. C'era una volta in una terra molto lontana un bellissimo bosco, con un bellissimo fiume vicino al quale giaceva un mulino. Il proprietario del mulino viveva vicino insieme a sua figlia. Oh figlia mia, sono stanco di fare questa vita da povero garzone. Vorrei tanto essere ricco e godere di tutte le comodità del mondo. Proprio allora, il re in persona stava passando lì vicino mentre andava a caccia. Il re è venuto nel nostro bosco. Non ci posso credere. Devo andare ad incontrarlo ad ogni costo. Sì, è una grande opportunità per me per impressionare il re. L'uomo si diresse dove si trovava il re, si inchinò davanti a lui e poi disse: Vostra Maestà, sono davvero onorato di potervi incontrare. Potete per favore dirigervi da questa parte? Vorrei presentarvi la mia bellissima e talentuosa figlia. Davvero? Qual è il talento speciale di vostra figlia e perché dovrei proprio incontrarla? Oh sì, Vostra Maestà, mia figlia può trasformare la paglia in oro. Il re era un uomo davvero gentile, ma anche molto egoista, e il pensiero di poter trasformare la paglia in oro lo tentò. Davvero? Questa la devo vedere. Porta tua figlia a palazzo questa sera. L'uomo andò a casa per dire a sua figlia che il re voleva che entrambi andassero a palazzo la sera stessa, ed entrambi presto si diressero lì. Arrivati a palazzo, l'uomo e sua figlia vennero subito portati al cospetto del re. Il re era contento di rivedere l'uomo e sua figlia e disse: tua figlia è davvero bella. E adesso vedremo come fa a trasformare la paglia in oro. Così dicendo, il re portò sua figlia in una stanza in cui c'era una ruota girevole e un grande mucchio di paglia. Adesso mettiti al lavoro e mostraci il tuo talento. Tutta questa paglia dovrà diventare oro entro domani mattina, se ci tieni alla tua vita. La figlia cercò di dire al re che quella era solo una bugia raccontata da suo padre per impressionarlo, ma tutto fu vano. Il re non l'ascoltò e la chiuse a chiave in quella stanza. Oh, che tremenda sorte! Cosa ha combinato mio padre? Come riuscirò a fare questa cosa impossibile? In quel momento un vecchietto davvero buffo comparve nella stanza. Allora, giovanotta, perché piangi tanto? Oh, signore, devo trasformare questa paglia in oro entro domani mattina. Oh, re mi ucciderà, non so proprio cosa fare. Se trasformo io questa paglia in oro, tu cosa mi darai in cambio? Davvero tu puoi aiutarmi? Oh, ti sarò così grata. Fammi pensare. Ecco, prendete la mia collana. Va bene, giovanotta. Adesso siediti e smettila di piagnucolare, che devo fare il mio lavoro. Il vecchietto si sedette a lavorare sulla ruota girevole. Gira, gira, la ruota gira. Fai come ti dico e la paglia di questa stanza diventerà presto oro. Che bellissima sorpresa! Mentre la figlia dell'uomo rimase sbigottita, il mucchio di paglia divenne presto oro. Il vecchietto si alzò e se ne andò. Oh, non so come ringraziarti, signore. Non so cosa avrei fatto senza il tuo aiuto. Prendi la mia collana. All'alba il re entrò nella stanza. E cosa vide davanti a lui? Anche lui venne sopraffatto dalla meraviglia e dallo shock. Non riesco a credere ai miei occhi. Adesso so qual è il tuo vero talento. Comunque, la brama del re cresceva sempre più e pianificò di far produrre ancora più oro alla figlia dell'uomo entro il giorno successivo. Stasera, mia cara, ti metterai di nuovo a lavorare per trasformare altra paglia in oro prima dell'alba. So che ci riuscirai ancora una volta. La figlia dell'uomo si sedette di nuovo triste, non sapendo cosa fare, ma il vecchietto di prima le riapparve. Vedo che dovrai fare dell'altro oro stanotte, non è così?
Oh, signore, vi prego, aiutatemi. E tu cosa mi darai in cambio? Signore, mi è rimasto solo questo anello. Ve lo darò con grande gioia se mi aiuterete. Va bene, ti aiuterò di nuovo allora se mi darai l'anello. E così il vecchietto si sedette di nuovo a girare la ruota. Gira, gira, la ruota gira. Fai come ti dico e la paglia di questa stanza diventerà presto oro. Ancora una volta tutta la paglia si trasformò in oro e il vecchietto si prese l'anello come aveva promesso. Il mattino dopo, quando il re entrò nella stanza e vide l'oro, pensò tra sé e sé: sarà anche la figlia di un povero garzone, ma è davvero bella e può darmi tutto l'oro che desidero. Il re andò verso la ragazza, le prese la mano e le disse: mia cara, sono davvero impressionato dalla tua bellezza e talento. Stanotte ti verrà data altra paglia da lavorare. E se la trasformerai ancora in oro, allora diverrai la mia regina. Ancora una volta, quella notte, la figlia dell'uomo venne rinchiusa nella stanza e riempita di paglia. Presto ritornò anche il buffo vecchietto. Dell'altra paglia da trasformare in oro? Cosa mi darai stavolta in cambio per tutto questo lavoro che ho da fare? Oh, signore, non ho più niente da darti. Ma il re ha detto che se anche stanotte avessi trasformato la paglia in oro, lui mi avrebbe fatta diventare la sua regina e così potrò ricompensarti con tutto ciò che vuoi. Il vecchietto pensò fra sé e poi si rivolse alla figlia dell'uomo. Io non desidero più ricchezze, ma devi promettermi che mi darai il tuo primo figlio appena nato. La ragazza rimase scioccata da quella richiesta, ma era tanto disperata da accettare qualsiasi condizione. Così accettò la proposta del vecchietto, che si mise di nuovo a lavorare. Gira, gira, la ruota gira, fai come ti dico, e la paglia di questa stanza diventerà presto oro. Il mattino dopo il re entrò nella stanza e i suoi occhi brillarono alla vista dell'oro. Mia cara, come ti ho promesso, adesso ti sposerò e ti farò mia regina. Gioia in tutto quanto il regno, ecco a voi la mia nuova regina. Il re e la regina vissero felici per molti anni e vennero benedetti con la nascita di un figlio, però ormai la regina si era dimenticata della promessa fatta al vecchietto, finché un giorno andò a fargli visita per prendere il suo bambino. Spero che vi ricordiate di me e della promessa a me fatta. Oh, mia regina! La regina era scioccata alla vista di quell'uomo e non voleva di certo dargli suo figlio. Così pianse ed implorò il vecchietto. Oh, signore, ti prego non essere così crudele, non portare via il mio unico figlio. Ti darò qualunque cosa. Oro, pietre preziose, terreni. Non me ce ne faccio nulla di quelle cose. Ti prego, signore, ti prego, abbi pietà. Mio figlio è ancora molto piccolo. Le lacrime della regina impressionarono il vecchietto, che alla fine le disse: oh, bene, bene. Vi do ancora 3 giorni. E se dopo 3 giorni indovinerete il mio nome, potete tenervi vostro figlio. La paura di perdere suo figlio fece rimanere sempre sveglia la regina, che cominciò a scrivere tutti i nomi strani che le venivano in mente. Il giorno dopo, il vecchietto arrivò e chiese il suo nome alla regina. Il tuo nome è Beniamino, Timoteo, Geremia. La regina disse tutti i nomi che le venivano in mente, ma il vecchietto disse che non era nessuno di quelli. Ci avete provato, ma non credo riuscirete mai a indovinare il mio vero nome. Avete ancora 2 giorni, poi mi prenderò vostro figlio. Così dicendo andò via. Devo indovinare il nome di quel vecchietto. Non posso lasciargli prendere mio figlio.
Oh, cosa devo fare? Il giorno dopo, la regina ordinò a dei messaggeri di andare a cercare tutti gli strani nomi del regno. Comunque, quando l'uomo ritornò, nonostante lei gli disse tutti gli strani nomi del regno, non riuscì ad indovinare il nome del vecchietto. E adesso fu davvero preoccupata. Disse di nuovo ai suoi messaggeri di andare a trovare tutti i nomi strani dei regni vicini. I messaggeri tornarono, ma senza nomi nuovi. Ma un messaggero chiese di poter parlare in privato con la regina. «Vostra maestà, non ho trovato nomi nuovi, ma oggi ho avuto una strana visita. Mentre stavo scendendo la collina, sono entrato in una foresta e tra gli alberi c'era una piccola casa. Era accesa un fuoco e intorno stava ballando una strana figura che canticchiava... Oggi sono felice, domani ancora di più, la regina e il suo figlio non lo vedrà mai più. La regina mai saprà che Tremotino il mio nome sarà. La regina era piena di gioia, ricompensò il messaggero con oro e gioielli. Ah, adesso voglio vedere come prenderà mio figlio, quel buffo vecchietto. Il giorno dopo, tutta la corte si riunì mentre la regina sedeva sul trono con Balia vicino a lei, col bambino in braccio. E poi arrivò il vecchietto. Oh, signore, sono stata tutto il tempo a pensare a quale sia il vostro nome. È Tommaso? È Jemmy? La regina continuò ad elencare i nomi e il vecchietto continuò a dire di no. Il sorriso che diventava sempre più grande. Non riesco a pensare ad altri nomi. Ma un attimo, il vostro nome è Tremotino? Il vecchietto si arrabbiò molto alle sue parole. Non potete aver indovinato il mio nome! Una strega ve l'ha detto! Una strega ve l'ha detto! Era così arrabbiato da pestare così forte il terreno che il suo piede ci rimase conficcato. Riuscì a tirarlo fuori solo utilizzando entrambe le mani e poi corse via tra le risate della corte. La regina era finalmente sollevata e visse per sempre felice e contenta con il re e il suo bambino. Vi è piaciuto questo video? Per vederne ancora e non perderne nessuno, segui la manina bianca in alto a sinistra, clicca sul nostro logo e iscriviti. Video nuovi e divertenti tutti i giorni. Ciao e al prossimo video!